Salve amici del Blo Show, io sono Blo Kikuyus e vi do il benvenuto a questa puntata dedicata a Emilio Mola. Emilio Mola è un giornalista fact-checker che ultimamente ha preso gusto a perculare i cosiddetti Novax. E partiamo anche dal presupposto che ognuno è libero di dire quello che vuole, sposare la causa che più gli sta a cuore, però in questi tempi, in una società divisa come non mai, chi ha visibilità e un pubblico vasto, secondo me, dovrebbe creare dei ponti e non mettere zizzania come facevano certi pettegoli a scuola che si divertivano a far litigare gli uni con gli altri. E io trovo particolarmente interessante la sua narrazione e vorrei commentarne alcuni elementi che secondo me sono fuorvianti e a volte completamente infondati. E partiamo dal pilastro fondamentale, quello che potremmo definire il suo leitmotiv, cioè quello dei poteri forti che controllano in maniera occulta la società, le scelte politiche e soprattutto i flussi di denaro, e che semplicemente questa è una teoria complottista alla quale credono solo i boccaloni. E questa opinione ci può stare, però lui calca la mano, mettendola completamente sul ridicolo, così comunica in maniera implicita che tutto viene fatto in realtà in maniera trasparente e solamente nell'interesse dei cittadini. E come spesso accade, la verità sta un po' nel mezzo e un buon giornalista dovrebbe fare un passo indietro, non essere proprio innamorato ciecamente delle proprie idee e ricercare i fatti. E la mia tesi è che non esistono i complotti segreti e coordinati nei minimi dettagli, però un'idea di come vanno le cose nel mondo ce l'abbiamo tutti, soprattutto nella politica, il mondo degli affari, e se segui il flusso dei soldi sei spesso sulla strada giusta. E qui vorrei citare alcuni fatti verificabili in maniera molto semplice anche da voi. E partiamo per esempio dai contratti tra le aziende farmaceutiche e l'Unione Europea, che sono secretati e pieni di omissis, che nemmeno i file della CIA o della CIA sulla presenza degli alieni. E fra le altre cose non sono stati nemmeno bravi ad occultare perché hanno lasciato le note per cui si può leggere anche quello che è oscurato. Quindi spiegami tu, caro Emilio Mola, in che modo da semplice cittadino alla vista di un contratto secretato con tutti questi omissis tu puoi dire ah che bello, è tutto trasparente alla luce del sole. Invece passando al tema della libertà di informazione, soprattutto sulle case farmaceutiche, noi abbiamo esempi lampanti di medici, scienziati, virologi che sono stati cancellati dal dibattito pubblico. Posso citare un esempio qui in Germania, il dottor Bagdi, che per decenni è stato considerato un luminare nel suo campo e a un certo punto è diventata persona non grata. E fra le altre cose, lui per esempio aveva spiegato che questo tipo di virus sarebbe mutato diverse volte, per cui il vaccino sarebbe stato sempre un passo indietro all'ultima variante. Aveva previsto anche che i vaccini ad mRNA avrebbero avuto una copertura parziale e limitata nel tempo, aveva previsto i potenziali effetti collaterali come miocarditi e pericarditi, però è stato messo in croce, è stato definito come un cospirazionista rincoglionito e zac, sparito dalla circolazione. Un altro esempio è il dottor Robert Malone, che è stato uno dei pionieri mondiali della ricerca sull'mRNA e che ha lavorato per il governo americano ai piani più alti della ricerca medica, e appena ha cominciato ad esprimere le sue perplessità è stato ostracizzato, è stato cancellato prima da LinkedIn e qualche giorno fa anche da Twitter. Oppure ricordo i medici che nel 2020 pubblicarono una dichiarazione congiunta contro il lockdown generale, che era più a favore di una protezione focalizzata sulle categorie vulnerabili. E per chi volesse approfondire, sto parlando della Great Barrington Declaration, che fu stilata a specialista di fama mondiale, e qui stiamo parlando delle università di Harvard, Oxford, Stanford, e fu controfirmata da decine di specialisti che hanno il curriculum da Champions League della medicina, e tutti silenziati. E ora ammettiamo che queste persone si siano sbagliate tutte nella loro valutazione, però non vi viene il dubbio che qui abbiamo preso proprio la via della distopia orwelliana? E poi andiamo avanti parliamo del ruolo dei media. E spesso si dice che il giornalismo dovrebbe essere il cane da guardia del potere. E ora faccio un esempio negli Stati Uniti. America is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports update brought to you by Pfizer. Meet the Press data download brought to you by
Pfizer. This portion of CBS This Morning, sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet, sponsored by Pfizer. Ora, ve lo immaginate il giornalista che ha ricevuto i soldi da Pfizer che solleva una minima critica sull'azienda. Però vogliamo fare un altro esempio, parliamo della Germania, che è la nazione dove vivo, che notoriamente i tedeschi o la politica in Germania è meno corrotta rispetto all'Italia, e parliamo anche del partito che ho votato io, quindi non il partito degli altri. Parteitag della SPD, che sarebbe il congresso del partito, guardate chi sono gli sponsor. Ora, non è che ci voglia chissà quale genio per capire che se io accetto i soldi da un'azienda sicuramente non ne parlerò male. Tipo che se Pfizer mi pagasse un paio di milioni di euro, io sarei il primo a dirvi di farvi una dose alla settimana. Ma andiamo avanti, un'altra delle perculate di Emilio Mola è quella sulle cure domiciliari, che lui mette in antitesi con il vaccino, e quindi più o meno chi promuove le cure domiciliari è un imbecille, perché così le aziende farmaceutiche fanno addirittura più soldi rispetto al vaccino. E ora io qui proverò a fare il debunking del debunking. Allora, in primis, i medici che promuovono la terapia domiciliari partono dal principio primo che se hai una malattia, hai dei sintomi che man mano si aggravano, tu non devi praticare il mantra della vigile attesa e la tachipirina per poi andare in ospedale, ma cerchi di curare la malattia ed evitare il ricovero. Per semplificare, noi possiamo paragonare il ciclo del Covid ad un funnel, quindi un imbuto, dove tu al primo livello hai la prevenzione di base, quindi attività fisica, alimentazione sana, evitare l'obesità, l'ipertensione, la vitamina D e tutte quelle materie di cui si è sentito troppo poco. Poi hai le strategie di mitigazione del rischio, quindi il distanziamento, le mascherine, evitare i luoghi affollati, al chiuso, eccetera. E poi alla fine hai il vaccino, che è uno stadio intermedio, e se ti ammali in maniera pesante interviene poi lì la terapia domiciliare per evitare di finire in ospedale. Quindi non c'è assolutamente bisogno di mettere in antitesi il vaccino e le cure domiciliari. La cura domiciliare va vista come uno step che ti risparmia il ricovero, quindi sia gli effetti collaterali che i costi vanno messi in relazione al ricovero in ospedale o ancora peggio alla terapia intensiva. E in questo ragionamento spesso si usa quello che in tedesco si chiama Totschlagargument, che si potrebbe tradurre con l'argomento killer, cioè tu non sei un medico. Quindi io umilmente chiedo a tutti voi e anche a tutti i medici che ascolteranno questo messaggio, qual è la logica o il beneficio di fare aggravare la polmonite senza fare nulla per poi cercare di curarti in ospedale? Voi preferite che un medico almeno provi a curarvi o vi affidate a Dio in attesa di finire o non finire in ospedale? Se avete una risposta, lasciatela qui nei commenti. E un altro punto molto interessante della perculata di Emilio Mola è quella sull'aspetto economico, ossia le terapie domiciliari costano circa 80 euro, mentre il vaccino costa 20, per cui è lampante che solo ipotizzare un lucro aggiuntivo da parte dell'industria farmaceutica è la prova che siete deficienti. Emiliuzzo Bedu, ora ti spiego un paio di cose. Quindi, uno, il fatturato non equivale al profitto. Nei farmaci generici il margine di guadagno è minimo perché la concorrenza è spietata, si tratta di una commodity, per cui è evidente che il margine di profitto in percentuale sugli 80 euro è molto, ma molto inferiore rispetto a quello sui 20 euro. Poi, punto numero 2, i 20 euro non sono 20, perché se fai due dosi sono già 40, se ne fai tre sono 60. E qui non voglio, come dire, escludiamo anche l'abbonamento annuale Vita Natural Durante, perché altrimenti ci perdiamo. Poi un'altra cosa, che gli 80 euro, questi della cura domiciliari, vanno spesi solo nel caso in cui il Covid si presenta in forma grave. Quindi, per fare un calcolo così della casalinga, se tu hai 100 persone sane, fai 100 cicli di vaccinazione, hai fatturato 4.000 euro. Se tu invece hai 100 persone sane, mettiamo che 70 si ammalino, quindi abbondiamo, di questi 70, 10 hanno bisogno di una cura farmacologica, siamo a 800 euro di fatturato. E su questo punto poi potremmo fare una ulteriore considerazione, che non esiste l'industria farmaceutica, quindi come un monolita unico dove... bensì tu hai tante aziende che sono in competizione tra loro, per cui sul lato dei generici, se spendi tu 80 euro in un pacchetto di medicine, questi 80 euro andranno divise tra diverse aziende, mentre se tu compri il vaccino lo compri solo da un'azienda, per cui questo fatturato va solo ad un'azienda.
E visto che parliamo di soldi, cerchiamo anche di capire di quanti soldi stiamo parlando, che io per primo dico di non dare credito ai cospirazionisti, per cui andiamo direttamente alla fonte. Oggi è il 2 gennaio 2022, per cui il valore di riferimento che abbiamo per le trimestrali è il terzo trimestre del 2021, che possiamo paragonare con lo stesso trimestre del 2020 e il 2019. E prima di guardare i numeri, io voglio fare un piccolo riferimento o un piccolo chiarimento, soprattutto per chi non se ne intende di mercati finanziari, che nel gergo di Wall Street si parla di blockbuster quando un farmaco fattura più di $1 miliardi all'anno, come per esempio il Viagra oppure quello per il colesterolo. E cosa succede quando un'azienda riesce a piazzare il blockbuster sul mercato? Festa grande, azionisti che sbocciano champagne, con le concessionarie di Rolex, Ferrari e Louis Vuitton che fanno affari d'oro. E se prendiamo come riferimento questo blockbuster da 1 miliardo, facendo i conti della casalinga, bisogna toglierne circa la metà, perché tu devi ammortizzare le spese di ricerca, le spese di marketing, devi pagare la rete di informatori scientifici, il margine della farmacia, le vacanze ai medici nel resort a 5 stelle con tutte le amenità incluse. E qui potremmo aprire un'altra parentesi sull'imparzialità dei medici, ma qua stendiamo un velo pietoso su questo argomento. E nel caso dei vaccini, oltre al fatto che lo sviluppo e anche gli impianti produttivi sono stati finanziati dai governi, quindi in ultima istanza anche da noi cittadini, loro non hanno bisogno di spendere una lira in marketing e in vendita, perché e quindi i margini di profitto sono da sogno. Però vediamo appunto di quali cifre stiamo parlando. Quindi andiamo nel terzo trimestre del 2019 e qui abbiamo 12,7 miliardi di fatturato, con 3% di decline, quindi di fatturato in meno. Earning per share diluito 1,36 per azione. Andiamo nel 2020, quindi qui abbiamo 12,1 miliardi di fatturato. Earning per share 0,39. Quindi, come vedete, i numeri sono leggermente in calo. E ora prendiamo l'anno, quest'anno. Come potete vedere qui, abbiamo 24,1 miliardi di fatturato, quindi 130% di aumento del fatturato, e earning per share, quindi utile per azione, 1,42, 446% in più. E qui, come si dice in siciliano, sta minchia. E qui vorrei fare una profezia che non è il complotto, ma è una semplice osservazione di come vanno le cose nel mondo, che dopo aver avuto dei numeri strabilianti come quelli che vi ho appena mostrato, il CEO e tutti i chief executive di Pfizer non possono andare dagli azionisti e dire: signori miei, la festa è finita e torniamo ai livelli di profitto ante Covid. Pare brutto. Per cui vedrete che a cadenza trimestrale verranno annunciati le versioni aggiornate dei vaccini per le varianti, così possiamo giustificare anche la quarta dose, la quinta, perché se insomma se hai fatto il booster non vuoi coprire la variante Delta e poi Omicron e poi P, Rho, Sigma, Tau fino ad arrivare ad Omega. E naturalmente verrà anche venduta una terapia o una soluzione per la terapia domiciliare, che sicuramente non sarà basata su farmaci generici, dove il pacchetto appunto costa 80 euro, bensì sarà una soluzione brevettata che garantirà dei margini molto importanti. Quindi qui vi do i compiti per casa, segnatevi le date, poi andremo a verificare se i nostri fact checker di riferimento rivedranno la loro posizione, per cui sì, curare preventivamente ed evitare l'ospedalizzazione diventerà cosa buona e giusta. E qui io voglio ripetermi, questi non sono dei complotti occulti, è il funzionamento dell'economia, e anch'io, se io avessi l'alternativa di vendere a voi un prodotto, uno con un margine del 10%, uno con margine dell'80%, secondo voi cosa vi proporrei? E perché anche lo stesso ragionamento si può fare riguardo agli aggiornamenti scaglionati, che so, prendo l'esempio del telefonino. Cos'ho qua? Ecco, questa è l'iPhone 13, anzi la confezione dell'iPhone 13, che è il miglior iPhone di sempre, però non ha la porta USB 3, che è il famoso Cinema Mode, funziona solo in Full HD e non in 4K. Quindi secondo voi, alla fine del 2021, la Apple, che non aveva la tecnologia per mettere una porta USB 3 in questo smartphone, quindi è chiaro che la prossima edizione, quindi l'iPhone 14, avremo l'annuncio The Revolutionary USB-C Port Cinema Mode with Stunning 4K Resolution. E l'ultimo punto che vorrei affrontare sulla narrazione di Emilio Mola è il discorso sugli effetti collaterali, in particolare quando si parla delle miocarditi, che tanto sono rarissime e si curano senza problemi. Ora purtroppo le miocarditi non sono così rare come si vuol far credere, perché ci sono degli studi che stanno uscendo quasi a ritmo settimanale, che vengono dagli Stati Uniti, Israele, Canada, Hong Kong,
che mostrano un segnale molto chiaro. Non solo c'è un aumento di miocarditi e pericarditi, però è particolarmente concentrato sui maschi e nella fascia di età che va dai 15 ai 30 anni. Ora, adesso non ricordo il numero esatto, però credo che siamo nella fascia, cioè in questa fascia di età siamo a circa 1 su 5.000, che per me è tanto. E ora, questi dati sono in continuo aggiornamento, però c'è un trend che è stato rilevato e non possiamo liquidarlo facendo spallucce, perché qui noi abbiamo dei soggetti giovani, sani, che molto probabilmente, anzi sicuramente, se avessero avuto il Covid lo avrebbero avuto in forma lieve. E ora si ritrovano con una patologia molto insidiosa, perché in primis te ne devi accorgere che c'è qualcosa che non va e poi devi capire che si tratta del cuore. Voi immaginate un ragazzo di, che so, 15 anni, che a un tratto è stanco, ha mal di testa, oppure lamenta un dolore al petto. La prima reazione di un genitore qual è? Tu dici, ah, hai preso una botta d'aria. Poi, se la cosa si protrae, magari prenoti una visita dal cardiologo. E io non so come funziona dalle vostre parti, però qui in Germania, se hai l'assicurazione privata, ti passano come minimo 2 settimane. Se invece sei assicurato con la mutua, minimo ti passano 2 mesi. Quindi, se sei sfortunato e non inizi la terapia in tempo, ti ritrovi con una patologia cronica che può non solo compromettere la qualità della vita permanentemente, però chissà, magari ti provoca un infarto dopo anni. E poi sarà anche difficile provare la correlazione, perché tu immagini che magari ti viene un infarto tra 10 anni, tu non è che poi dirai è stato il vaccino di 10 anni fa. E anche qui io chiederei l'opinione di un cardiologo, quindi se conoscete qualcuno, taggatelo e noi saremo più che lieti di avere un'opinione qualificata. E poi, per chiudere questo tema, proprio il reparto di vendita di Pfizer sui dubbi sulle miocarditi ha la seguente controargomentazione, che poi viene ripetuta a pappagallo da tutti i giornalisti, che se ti viene il Covid il rischio di miocardite aumenta, per cui l'uno vale l'altro. E in effetti, se tu da cittadino, da utente o da genitore puoi fare questa valutazione del rischio ex post, ossia metti sulla bilancia i rischi e i benefici e fai una scelta per te o per i tuoi figli. Però l'azienda farmaceutica questo non può farlo, perché gli effetti avversi di un farmaco vanno misurati rispetto al gruppo di controllo. Quindi, per fare l'esempio, tu prendi 2000 soggetti, a 1000 dai il principio attivo e a 1000 dai il placebo. Se i 1000 che hanno ricevuto il principio attivo hai per esempio 10 miocarditi e su quelli che hanno ricevuto il placebo è 0, c'è un problema che va analizzato e va risolto. Immaginate se si facesse lo stesso ragionamento con i test di sicurezza delle automobili. Quindi automobile marca XY viene schiantata al muro a 50 all'ora, prende solo 2 stelle su 5 e il costruttore direbbe: vabbè, però se ti schiantavi al muro senza la macchina era peggio. Evidentemente non funziona così, per cui con molta serenità, se ci sono degli effetti avversi al vaccino, che si comunichi in maniera trasparente, si cerchino delle soluzioni, perché se si nega l'evidenza, tu come istituzione perdi la fiducia dei cittadini, rischi di avere persone che si sentono prese in giro e che poi magari non si fidano anche quando dovrebbero fidarsi. E qui vorrei concludere con un messaggio non solo ai giornalisti ma anche ai politici, perché qui, pur di avere ragione, si stanno facendo delle scelte o si sostengono delle tesi che sono evidentemente sbagliate o ipersemplificate. Mi viene, che so, l'esempio del parquet o delle mattonelle. Se tu vuoi piastrellare un pavimento, per una questione di efficienza e standardizzazione, metti i mattoni tutti uguali. Però poi, quando arrivi ai lati e agli angoli, non puoi mettere la mattonella standard, ma devi tagliare e adattare in maniera da coprire in maniera ottimale. Per cui, se tu hai un soggetto di 70 anni non vaccinato, sicuramente il rapporto rischi-benefici pende a favore di una vaccinazione. Però se prendi un ragazzo di 16 anni che magari già ha avuto il Covid, è guarito senza problemi, ha gli anticorpi a 3000, che senso ha fargli il vaccino e poi pure il booster, considerando anche che il rischio degli effetti avversi è ancora maggiore? Oppure un caso ancora più eclatante, prendiamo noi che sono i medici, gli infermieri, quelli che hanno lavorato in prima linea, hanno preso il Covid, sono guariti, hanno lavorato di nuovo esponendosi periodicamente al virus, quindi hanno ricevuto un booster continuo, però in maniera completamente asintomatica, hanno gli anticorpi al top, però siccome c'è qualche burocrate che ha deciso che la sua immunità non vale, quello che ieri era l'eroe al quale facevamo gli applausi, ora, se non fa tutta la trafila di vaccini e booster, viene sospeso, addirittura licenziato. Quindi riformulo la domanda, sembra a chi ne capisce di più: questi 3 casi, secondo voi, sono uguali? Vanno trattati in maniera identica? O forse sarebbe razionale fare un discorso più differenziato? Quindi, con questa considerazione, vi saluto. Se vi va, mettete un like al canale, condividete il video. E Emilio, se tu dovessi vedere questo video, ti abbraccio. E se dovessi perculare anche me, non me la prendo, perché tanto sono adulto e vaccinato. Ci vediamo alla prossima. Ciao!
only on the Blow Show. So here we go.